Una partita importantissima per il Camaiore, primo in classifica, che però arriva da un pareggio rovinoso con la Pro Livorno, perché ha lasciato degli strascichi, fra tutti la squalifica dell'allenatore Pietro Cristiani, che fino all'8 dicembre rimarrà in box. Il fischio di inizio, il primo pallone verrà fatto girare dai giocatori ospiti del Certaldo, che si schierano con Gasparri, Pagliai, Piochi, Borborio, Lastrucci, Casella, Zeffi, Cito, Mearini, Pieracci e Innocenti. Si parte ora, in questo momento, Ricci uno contro uno contro il diretto avversario, il cross, Mancino sul centro area, tira la risposta, bravissimo Nardi a agganciare, bravissimo a scagliare il tiro al minuto 17. Riparte il contropiede, 3 contro 2 contro 3 per il Certaldo. Palla sulla sinistra, entra in aria il numero 11 Innocenti, e qui Barzottini dice no, bravissimo l'estremo difensore, che si arrabbia un po' con i suoi compagni di squadra che hanno ritardato il ripiegamento difensivo. Capitano del Camaiore che serve Ricci contro due avversari, il numero 11 per Da Pozzo, che può liberare il tiro di destro largo. Zeffi è pronto ad incaricarsi della battuta di questo corner dalla bandierina di destra del fronte d'attacco del Certaldo. Il cross è basso, la girata del numero 5 Lastrucci, palla che va alta. Maiore che serve il numero 11 Ricci, ancora lo scambio fra i due con Borgia, che adesso si mette spalle alla porta, riesce però col fisico a imbeccare Nardi. Nardi si allunga la palla, Nardi! 1-0 per il Camaiore! La sblocca Nardi con un tiro di sinistro raso terra, e forse anche il terreno di gioco non ha aiutato Gasparri a riuscire nell'intervento. È tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo, con Granaiola che dà il primo giro al pallone. C'è qualche problema perché è partito troppo presto Mearini, e quindi dovrà iniziare da capo la procedura di partenza di questa ripresa. Si parte adesso, sempre Granaiola comunque l'incaricato della battuta del calcio d'inizio. Poi una spinta ai danni di Da Pozzo, ancora buona la palla, è in possesso del Certaldo con il cross di Pieracci che è insidioso, e qui Barzottini non rischia la presa perché era una palla che insomma era stata colpita male, ma aveva assunto una strana traiettoria Barzottini per non rischiare. Possesso di palla però dei ragazzi allenati da Corsi, ancora al limite Cenni può liberare il tiro col sinistro, palla rimpallata poi Livara, palla sul fondo. Nei confronti della retroguardia blu Amaranto, prova a entrare in area Cenni, trattenuto da Da Pozzo, palla in area per Ciappi, si salva in qualche modo la difesa del Camaiore. Fanno un po' tutte le categorie gli allenatori. Colpo di testa di Barbario, buono per l'inserimento di Cenni, che si scontra con Barzottini in uscita. Uno scontro che non vede danni, diciamo, ai giocatori, ma vede vincitore Barzottini. Attento, bravissimo. Con la visibilità ridotta dal sole. Intanto qui Da Pozzo con il tacco, forse con una mano Gasparri. Il direttore di gara dice no. Si arrabbia molto Da Pozzo, ma anche a mio avviso la si è girato. Quindi ovviamente ora siamo... Attenzione al pallone! Zambarda, un miracolo di Zambarda al minuto 92, anticipa l'inserimento di Mearini, si appoggia il numero 17 Bettoni per Levara, palla ancora buona per il tiro alto del numero 8, se non vedo male Cito. Tante il tempo scaduto, Da Pozzo si rialza in aria, messo giù, è buona per Granaiola, Granaiola, miracolo di Gasparri, ancora buona per Da Pozzo, la palla Da Pozzo, il tiro è debole e la palla esce sul fondo. Finisce qui una partita che il Camaiore in qualche modo riesce a portare a casa con il gol di Nardi al minuto 43 nel corso del primo tempo.